questa cosa, ma chissà come dire. La presentazione, ovviamente. Buonasera, ben trovata. Auguri e complimenti per queste assidue presenze. Ci sono andata, ci sta una serenità, si vede quel lago, allora capite perché si riesce a scrivere così bene. Soprattutto un silenzio straordinario, credo, no? Questo l'avete verificato anche voi. Un silenzio, fin troppo silenzio. Avevo una zia, non è che abitasse chissà dove, abitava la Alessandria, quindi insomma non stiamo parlando. E mi ricordo che diceva, zia, vieni da casa nuova, vieni, ah, grazie, sì. Allora la porto a casa, sta lì una settimana. Dopo una settimana mi fa, riportami a casa mia. Questo è un cimitero, l'anticamera della morte. Di anni ne aveva quasi 90 all'epoca, ma tranquilla, ecco, ha voluto ritornare ad Alessandria perché lì c'è vita. La famosa zia del 2 novembre, andiamo lì a trovare, tanto stanno già brava. Lei, il giorno del suo compleanno, che era il 28 di ottobre, diceva, andiamo, zia, cosa vuoi fare? Andiamo al cimitero. Come andiamo al cimitero del tuo compleanno? Quindi stanno tutti là. tanta nobiltà di questo passaggio di Forcella, questa cosa vera. Quel passaggio su Forcella, guarda. Nel tuo libro leggevo di parlare. Questo qui è Re di Bastoni in Piedi. È l'altro. Ci vuole un passaggio. Ci vuole. Allora, questo qui, questo Re di Bastoni in Piedi, che è il primo libro. Era una storia anche quella. Può essere interessante. È molto interessante anche il Re di Bastoni. Allora, il Re di Bastoni era questa storia napoletana che io mi giravo in testa da mesi. E l'ho scritta un po' di tempo fa, perché poi finché non ho incontrato Ugo, i miei problemi a pubblicare sono stati pesanti, devo dire. Molto, molto difficili. E questo Re di Bastoni sembrava, come si dice, figlia zi consiglia, tutte forme nessuno se piglia. Ah che bello, però niente, non passava in qualche modo, eccetera. E la storia avevo scritto appunto una storia tutta napoletana, quindi ambientata all'epoca di Maradona. Ambientata tra l'86 e l'87, infatti c'è a un certo punto uno degli inverni più strani di Napoli, sembrerebbe un po' questo, per certi mi sembra il peccato che siamo in primavera, ma comunque quasi estate oramai. E questo è stato un inverno molto freddo, molto piovoso, quindi ambientato in una Napoli poco da cartolina. Più da quel bellissimo film Maccheroni con Scola, sì. Che è una Napoli piovosa, fredda, eccetera. E una pensione, di quelle pensioni dove vanno a stare le persone che hanno un lavoro, ma non chiaramente vengono da altre città, vengono dal nord, vengono dal centro Italia, vengono dal sud e non hanno voglia di affittare una casa. Perché costerebbe di più, perché implicherebbe tanti altri problemi, fare la spesa, cucinarsi, eccetera. E quindi questo è un gruppetto che vive in questa pensione, quasi una casa famiglia. Proprietaria della pensione è Maricò. Insieme alla zia, la zia Cettina, e con questo vecchio omosessuale che vive da loro da tantissimi anni, il quale le lascia, non ha figli, non ha eredi, quindi lascia tutto a Maricò, che per lui era come una figlia. Tra le cose che le lascia Gesù. Maricò le lascia anche beni al sole, diciamo, eccetera. Maricò, siccome lui, è evidente che aveva dei segreti quest'uomo, comincia a leggersi questi diari e puntini, apre il cielo, perché da questi diari esce una storia molto brutta, molto triste, molto complessa, molto torbida, che coinvolge la Camorra, ahimè, purtroppo, perché quella pure è una realtà di Napoli, non è bello, parliamone, fa parte della città anche quella, e politici, imprenditori, eccetera, eccetera, eccetera. E sarà aiutata
da questo Raul, che è un ispettore della polizia investigativa, che è venuto dal nord a Napoli per tutt'altri motivi e che è andato a vivere nella pensione di Mercò. E quindi e c'è anche una storia d'amore, perché questi due appunto poi si incontrano, si piacciono.